Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vi ricordo sempre in descrizione ci sono tutti i miei link di affiliazione Giants che puoi usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming, così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. E allora ragazzi, eccoci qua di nuovo sulla Land of Italy, dove nell'ultimo video abbiamo fatto questo mega saccone di insilato. Ho visto insomma che vi è piaciuta questa mod che vi ho portato, sono contento per questo. E allora vi devo dire un paio di cosine, perché nell'ultimo video non ve le ho dette, anche perché non lo sapevo nemmeno io veramente come si fa poi per raccogliere l'insilato che abbiamo fatto. Devo dire che mi sono impazzito per capirlo, poi l'abbiamo vista un po' meglio nel video che ho dedicato ai miei abbonati, che saluto, e ho capito insomma il funzionamento, perché una volta riempito ho provato un po' di tutto per cercare di caricarlo. Vedete, ho provato la pala, tante cosine, raga, e alla fine serve questo attrezzino qua. Quindi c'era un motivo perché all'interno della mod c'era anche questo attrezzino. In pratica, come funziona, raga? Lo dovete attaccare. Allora, io per esempio lo stacco, vedete? Allora, prendete anche questo attrezzino qua, poi vi avvicinate al saccone, vedete che vi compare l'icona per attaccarlo, lo attaccate, estendete il condotto, vi mettete un rimorchio a fianco e attivate il caricamento con la O, estendi condotto, e lui inizia a scaricarvelo, a caricarlo e a scaricarlo al rimorchio. Eccolo qua, vedete? Quindi, raga, io non lo sapevo perché insomma la mod non l'avevo proprio provata, l'avevo provata insieme a voi e non sapevo di questa cosa per poterlo ricaricare. Quindi serve comprare anche quest'altro attrezzo, lo attaccate al saccone e in questo modo ve lo carica, lo riuscite insomma a caricare sul rimorchio. Vedete, poi man mano che lo carica il saccone diminuisce, non so se lo notate, vedete come si ridiminuisce e lo andate a svuotare insomma. Ok, molto molto semplice. Devo dire che è una mod molto utile, pure se si è a inizio carriera, no? Se si vogliono comprare le mucche, è un modo molto semplice per fare l'insilato. Da quello che ho capito potete usare, che ne so, anche l'erba, tantissime cose per fare l'insilato. È molto economico, costa 20.000 euro, quindi è velocissimo poi, quindi ve la straconsiglio, raga. Io la userò poi nelle future serie se devo iniziare insomma all'inizio con voglio iniziare subito con le mucche. È un modo molto semplice per fare l'insilato, ok? Quindi questo qua mo piano piano me lo carico e me lo vado a svuotare o nel silos oppure lo do direttamente alle mie mucchettine. Ok, detto ciò ragazzi, questa è una cosa importante che volevo dirvi. Oggi andremo a vedere un'altra bella mod, purtroppo anche questa solo per PC, sempre su King Mods l'ho trovata. Si tratta di una produzione di vino, visto che c'ho il problemino, raga, c'ho il problemino della mia cantina intasata, ok? Quindi cosa vado a fare, raga? Vado a mettere un'altra produzione, l'andiamo a provare. Oh, dai, aspettate, trasferiamoci qua, se mi ci fa andare. Ok, vedete, c'ho tutto pieno. Anzi, facciamo così, intanto andiamo avanti con il tempo, vediamo se si svuota un pochino. Andiamo almeno al secondo giorno di settembre, vediamo un po' un attimo se le cose migliorano. Vediamo un po', allora vediamo un po' un attimo che sta succedendo qua, che sta succedendo, ma che ne so. Vedete, sì, diciamo che però bisognava andare avanti il tempo. Vedete, l'uva è ancora piena. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a mettere una nuova produzioncina, così in modo tale che l'uva che ho da finire di raccogliere, che sta qua, vedete, c'ho ancora da finire di raccogliere questo vigneto qua e quest'altro, l'andremo a usare e l'andremo a portare in una nuova produzione, che andremo a mettere. Allora, andiamo sul posto, l'andremo a mettere qua vicino alla zuppa alla zuppa, qua la produzione di zuppe, anche se qua non riesco a capire perché non esce nulla. Come mai qua sta qualcosa che non va neanche qua,
generare, vabbè, dobbiamo da tempo, insomma, ok. L'andremo a mettere proprio qua a fianco, qua, sacrifichiamo un pezzetto di campo, ragazzi, che qua c'ho un, vedete, un po' spianato, quindi qua ci sta, secondo me, a pennello, no? Quindi, è una bella produzioncina che mi ha incuriosito e dove si possono fare, oltre al vino, anche altre cosine. Eccola qua, la Wine Mat, qua come si chiama, Wine Production, insomma. Eccola qua, vedete? È carina esteticamente e come potete vedere si possono fare tante cosine oltre alle bottiglie di vino, mi pare pure l'idromele e mo vediamo bene di preciso cosa si può fare. Allora, questo qua c'ha i triggerini tutti all'interno, vedete? Quindi conviene, visto che c'ha l'entrata qua e pure l'entrata dietro, conviene metterla, diciamo, in mezzo, così. Ok? Diciamo così. Ah, denaro insufficiente. Porca miseria, oh, sti soldi non bastano mai. Ok, allora, riandiamo. Riprendiamo la nostra bella produzioncina e la andiamo a piazzare proprio qua, se ci riusciamo. Denaro insufficiente. Ma come denaro insufficiente? Ma che sta a dì? Ma che sta a dì se ce l'ho messo? Oh, alleluia. Allora, mo sistemiamo qua, vedete? Ok, ok, vediamo un po' cosa possiamo fare. È carina, guardate qua che bella. Vedete? Qua ci sono tutte le varie cisterne, qua ci sono vari scarichi, mo vediamo cosa servono. Guardate che come è fatta molto bene, no? Qua vedete ci sono vari scaffaletti, mo qua penso, vediamo cosa ci va. Che qua pure è un'altra area di scarico, perché diciamo che è più di una produzione, diciamo, no? Allora, andiamola a vedere, raga. Che possiamo fare? Allora, wine barrel pallet, fertilizzante. Questi sono tutti i vari tipi di vino, secondo me. Mo non riesco a capire bene la, diciamo, la la traduzione. Allora, vediamo un po' un attimo, Wine si fa con, quindi, i barili, che sicuramente sono quelli della Platinum Expansion, che andremo poi a comprare, penso. Compra, ok, poi li compriamo. Acqua e zucchero. E ci fa quindi poi il vino, in più ci fa anche, che è questo, il fertilizzante. Ok, quindi possiamo fare il vino. Questo qua, oddio, questo dovrebbe essere tipo l'idromele. Ok, e questo il Feather Wiber, che sinceramente non so, adesso lo trovo un attimino e vi dico subito. E niente, raga, provo a cercare ma non riesco a tradurre. Allora, vino, idromele, che questo è il Feather Wiber, che sinceramente non so cosa cambia. Però qua mi dà questo tre bottiglie, questo uno. Bah, non lo so, raga, poi mi informo meglio, insomma, ok? Comunque, questa è, diciamo, una produzione di vino, certo ha bisogno di tante cosine, acqua, barili e zucchero, che naturalmente barili e zucchero andremo a comprare. Allora, detto ciò, andiamo un attimo a sistemare un attimo qua fuori e iniziamo la produzione, almeno l'uva che ho in eccesso la possiamo portare qua, facciamo un, diciamo, due produzioni, diciamo, due cantine, due produzioni di vino, ma non solo, poi più avanti casomai mettiamo anche le api, andiamo a fare pure l'idromele, no, non servono il miele, no, aspettate un attimo, mi sto a confondere, raga, l'idromele di solito col miele, ma qua il miele non c'entra veramente nulla, giusto? No, raga, possiamo, in pratica, i prodotti ho sempre quelli. Giusto? Cioè, le stesse cose servono per produrre tutte e tre. Ok, no, le api che cacchio sto di? Scusate, c'entra nulla. Ok, quindi con gli stessi prodotti possiamo fare tre tipi diversi di vino, diciamo, no? Ok, ci siamo capiti. Ok, allora, progettazione. Mettiamo un po' di asfaltino. Dove sta? Ok. Allora, facciamo così. Qua facciamo l'entrata. Facciamo così.
Allora, qua dietro poi sto campetto, ragazzi, ce lo teniamo sempre per metterci qualcosina, quindi non lo andiamo proprio a sfondare, no? Non lo sfondiamo. Facciamo così, lo tagliamo un po' così. Così qua un po' più pulito, no? Vediamo tutte ste... sta terra, erbacce. Qua, qua c'avevamo le patate. Avevamo messe prima, no? Ok, dai, più o meno, va bene. Poi ci mettiamo qualche decorazioncina dopo. Ok, allora io direi di tornare un attimino nell'altra cantina, perché ho un bel carico di uva già bello pronto. Quindi andiamo a scaricare. Ok, così posso anche continuare con la vendemmia, che ho quegli altri due vignetini da finire. Ok, quindi mo andiamo a scaricare qui. Porca miseria, questo troppo piccolo, sto trattorino troppo piccolino per questo feltrina, troppo grande, vabbè. Comunque, no, non si può fare. Non si può fare, raga, non si può fare assolutamente, sennò qua non arriviamo più. Facciamo così, raga, Aspettate un attimo. Allora, stacca un attimo qua. Oh, stacca, ho detto. Oh, ma che sta succedendo, raga? Non lo so. Si è impazzito il nostro rimorchio. Ma che cacchio sta succedendo, raga? Oh, da staccare. Oh, non lo so, sei impazzito, raga, boh. Ok, dai, facciamoci portare un trattorino qua, perché no, con questo troppo piccolino non ce la fa, non riesce a reggere il peso, perché ovviamente peserà più il rimorchio che il trattore. Quindi questo lo lasciamo un attimo qua. Ci facciamo portare qua un trattorino, vediamo un po' quale. Allora, vediamo un po', qua abbiamo la trebbia, non ci serve. Non c'ho un trattore, mo. Tutti questi trattori che ho, questo che è? 180, dai, ripristina, andiamo con questo, vai. Oh. Andiamo con questo. Mamma mia, quanto è sporco, raga. Lo lavo, Ok. Attacchiamo tutto qua. A posto. Mo possiamo andare. Quindi l'acqua, mo vediamo un attimo come fare con l'acqua, se no compriamo un po' tutto, così iniziamo a produrre. Sicuramente zucchero e botti le andremo a comprare, perché non è che mi posso mettere a produrre lo zucchero e a produrre le botti, perché produrre le botti poi mi servirà di mettere la produzione, quella della platinum, la segheria là, per fare i barili là, che si facevano i barili, quindi conviene comprarli. Non so se le botti che produco qua sono compatibili, ma non penso, secondo me sono i barili quelli della platinum. Comunque li compriamo, facciamo prima, ci abbiamo una lira. Poi dobbiamo andare avanti il tempo, perché sennò qua non mi entrano i soldini. Poi avete visto quanto vino c'ho da vendere, quindi mo quello, appena arriviamo verso novembre dicembre, facciamo un mega carico e andiamo a vendere il tutto. Comunque, raga, io ve la porto, ve l'ho voluta portare questa produzioncina, perché insomma è interessante, è carina. E poi insomma potete, ma andiamo pure a vedere i prezzi, veramente potete fare insomma tre tipi diversi di vino, quindi non è male, secondo me, non è male. Mo vediamo pure i prezzi. Mi pare che punto vendita non c'ha un punto vendita proprio. Mo vediamo su, vediamo un attimo se ci sta, vediamo i prezzi, insomma. Guardate che carina, no? Qua ci metto qualche decorazioncina. Allora, sicuramente qua, forse questo è per ricaricare, che ne so, il fertilizzante, forse lo scarico, boh. Vediamo questo, dove dobbiamo scaricare innanzitutto, qual è il trigger, più che altro. Questo non è, questo non è,
questo non è, to cazzarola si scarica, eccolo qua, perfetto, è questo qua, questa griglietta qua, forse qua si scarica, che ne so, mi sa l'acqua forse, questo è lo scarico dell'acqua. Ok, questa l'abbiamo messa, perfetto. Oh, perfettissimo. Questo lasciamo un attimo qua. Vediamo un po' se possiamo comprare il tutto. Allora, intanto mettiamoci qualche soldino, perché mo sicuramente spendiamo un bel po', ma... Allora, quindi compriamo... Questa la possiamo mettere l'irrigazione, quindi questa ci sta a posto così. Allora, capacità massima è 100.000 per l'uva, 100.000 per l'acqua, 40.000 di barili e 20.000 di zucchero. Ok, quindi lo zucchero sicuramente ne consuma pochino, vedete? Quindi questo dobbiamo comprare. Allora, vedete, qua si spendono un sacco di soldi però. Dobbiamo comprare almeno, porca miseria, 10.000, 66.000 litri. Compriamone 1000 per il momento. E lo zucchero pure andiamo a comprare. Questo 30.000, mamma mia. Giusto per farla partire, insomma. Allora, decidiamo, andiamo a vedere i prezzi. Andiamo a vedere i prezzi, così vediamo un po' dove, che cosa produrre. Che cosa produrre. Allora, il Federweber costa quasi niente, sui 1000 euro. Quest'altro 9,78. I prezzi sono bassini però, raga, come insomma bottiglie di vino. Mi aspettavo insomma dei prezzi un po' più, un po' più elevati sinceramente. Allora, intanto andiamo a vedere qua pure. Qua sicuramente è l'area di spawn. Qua si spawneranno le varie botti, non lo so. Poi qua dietro abbiamo detto, questo dovrebbe essere lo zucchero, qua si scarica se non sbaglio, spero di dire le cose giuste. Vabbè, questo è, raga, certo il prezzo, il prezzo diciamo che non è, non è elevatissimo. Mo non so se fammi controllare se devo mettere qualche punto vendita, ma non lo so. Allora, vediamo un po' se ci sta. No, non c'è, raga. Quindi io penso che... E no, niente, quello è, raga, il prezzo. Non so se dipende poi dalle mappe, ma non penso. Comunque, eccola qua, ragazzi. Questa è la produzione del vino. Quindi mo la usiamo per un po', almeno per smaltire l'uva in eccesso. Poi sicuramente qua la cantina principale è quell'altra, quindi andiamo a produrre sicuramente più vino di là che di qua, quindi questa sarà una sorta di cantina secondaria che useremo insomma per andare diciamo a smaltire quell'uva in eccesso. Ok ragazzi, io spero vi piaccia questa mod, la scaricate da King's Mod, quindi andate là, la scaricate. E questo diciamo è il vario, sono insomma il funzionamento. Peccato per i prezzi, ripeto, mi aspettavo qualcosina in più, però vabbè, sono cosine che se giocate da PC si possono modificare, insomma, no? Volendo si possono alzare un pochino i prezzi, ma almeno aspettavo su, che ne so, un po' di più, insomma, aspetto a 1000, forse non so se è il periodo migliore questo, no? Periodo peggiore diciamo. Vediamo un attimo se mostra. No, questo è, raga, vedi, non scende e non sale nemmeno, quindi diciamo che il prezzo quello è. Vabbè, peccato, l'unico difetto diciamo che è questo qua dei prezzi, che però si può modificare tranquillamente. E ok ragazzi, concludiamo qua il video, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione in su. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!